Ciao a tutti amici canale, bentornati in questo nuovo video. Sono qui oggi per portarvi finalmente un video unboxing che non vedevo l'ora di portarvi. Ho infatti da poco cominciato una collaborazione con l'azienda Hordes, che è tedesca e ha una vastissima gamma di prodotti, e soprattutto sul loro sito vendono anche prodotti di altre aziende. Se mi seguite su Instagram avrete visto che ho pubblicizzato gli Influencer Days, che sono stati 3 giorni dal 12 al 14 ottobre. Infatti vi consiglio di restare aggiornati sulle mie storie su Instagram, perché vi faccio sempre sapere di sconti, cose che ho per voi, ed è molto più veloce e diretto rispetto a un video su YouTube. Allora, mi è appunto arrivato il primo pacco, che è quello di ottobre. Ho potuto scegliere tra le collezioni di agosto e settembre della marca Hordes e Bivertigo. La realtà è che alla fine ho preso la maggior parte delle cose Bivertigo e una cosa Hordes. Direi che possiamo subito cominciare con farvi vedere le cose. Allora, la prima cosa che ho preso è questo gilet in pile teddy. Sarebbe blu scuro, ma vi assicuro che sembra praticamente nero. Cioè, in teoria sul sito c'è scritto blu scuro, ma già dalle foto mi sembrava praticamente nero. Dentro è nero il pile, ed è proprio pile dentro, invece fuori è proprio teddy così. Super carino, con le tasche, con la zip, e soprattutto secondo me sarà molto caldo. E visto che io d'inverno soffro tantissimo il freddo, penso che sia l'ideale. Non ho mai avuto un gilet di pile, nel senso che io li ho sempre avuti da mettere soprattutto. Invece mi ha molto ispirato. Io mi trovo molto bene con i gilet perché non avendo le maniche a montare o a preparare i cavalli in generale, sento che riesco a muovere di più le braccia. Quindi anche se quelle non sono tenute totalmente al caldo, alla fine muovendole invece il corpo devo tenerlo al caldo, sennò muoio di freddo. Quindi questa è la prima cosa. E di questo, come di praticamente tutto il resto, ho preso una 36 perché sono le taglie europee e io ho la 40 della taglia italiana, quindi è la conversione, ecco. La seconda cosa che vi faccio vedere è in assoluto la mia preferita, e già sul sito mi piaceva tantissimo, ma dal vivo ha veramente superato tutte le mie aspettative. Sul sito è definita come maglia d'allenamento, ma in realtà io la metterò in concorso. Infatti c'era sia in blu che in bianco, e io l'ho presa bianca perché ho visto che aveva il colletto e che comunque avrei potuto metterla in concorso, quindi la metterò in concorso. È a maniche lunghe e vi giuro che una delle cose più belle è il materiale, perché è morbido, è veramente un materiale fantastico, super super elegante, con scritto Bivertigo, con i brillantini. Anche se i brillantini non sono troppo il mio stile, però sono pochi e sono super eleganti, con anche tutta la parte qua davanti con questi dettagli. Ovviamente c'è la zip, che è anche molto profonda. Ovviamente io d'inverno ci metterò sotto la termica, probabilmente sopra un golfino e sopra la giacca da gara, e più per andare in giro un milione di altre cose. Però trovo che sia davvero davvero elegante. Sono rimasta veramente stupita anche dal materiale, mi piace tantissimo, non vedo l'ora di metterla. La prossima cosa che vi faccio vedere è un golfino molto molto carino e di un colore che va un sacco di moda adesso. È di questo beigeolino marroncino, lo definisce pullover, sembra una taglia 36, con la zip non troppo profonda e questa fantasia intrecciata su tutto il davanti, molto 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 bella, mentre sulle maniche e sul retro è liscio, semplice diciamo, e con tutte le costine sul colletto, veramente carinissima. Ultima cosa della Bivertigo sono questi pantaloni. Questo è il modello Drea, è fatto così e sul retro ha tutte queste righe molto particolari. Anche qui abbiamo i brillantini con cui è scritto Bivertigo, abbiamo il grip all'interno e sono rimasta particolarmente stupita dalle tasche davanti, che oltre ad esserci sono veramente profonde. Vi faccio vedere, vanno fino a qua. Cioè, sono lunghissime e soprattutto quando mettete i pantaloni non si vedono sulla gamba. Perché di solito quando le fanno poi si vede tutto il segno della tasca sulla gamba. Invece è molto particolare, molto molto carino. L'ultima cosa che vi faccio vedere, che è l'unica della Hordes, sono queste belle calze invernali, molto 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 carine. Il colore si chiama Chocolate Brown, anche questo è un colore molto di moda. Hanno una fantasia carinissima e sono belle pesantine, sono proprio il materiale invernale bello. Queste le ho prese 36-38 perché ho il piedino abbastanza piccolo e quindi queste qua. Io vi ricordo che vi lascio giù in descrizione il link al loro sito e vi metterò anche il link a tutti questi prodotti. Vi avrò scritto qui di fianco a me le taglie, i colori, i nomi dei prodotti, in modo che possiate andare a cercarli se vi interessano. Vi ricordo di restare attivi sul mio profilo Instagram perché pubblicherò, metterò sulle storie delle foto, dei video indossando questi vestiti, e non vedo l'ora di usarli, dovevo tenerli perfetti per farveli vedere, non vedo l'ora di cominciare ad utilizzarli, e soprattutto perché vi posso sempre far sapere di sconti.
E niente, io ringrazio tantissimo questa azienda per questi prodotti e per i prossimi che mi manderanno. Io spero che questo video vi sia piaciuto, così lasciate un pollice su, fate sapere giù nei commenti quale delle cose che ho preso io è stata la vostra preferita e quale prendereste per voi. Ricordate di iscrivervi al canale se non avete ancora fatto, attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Vi mando un bacione gigante e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!